Il progetto è un concetto che è partito un po' di tempo fa, parte da un'idea di pavimentazione, ma come vediamo è stato poi applicato anche a parete e nei progetti speciali anche a soffitto. È l'idea di un rivestimento architettonico, non tanto di una pavimentazione fine a se stessa, quindi possiamo pensare a quello che a me piace sempre molto, cioè un'idea di scatola architettonica diciamo rifinita con degli elementi preziosi. In sé il progetto nel dettaglio parte dal studio dei triangoli, quindi del triangolo doppio che è un rombo, triangolo equilatero, che fa parte un po' di tutta la storia della tarsia, lignea o marmorea nel tempo, nelle varie culture, perché è anche un modo semplice di utilizzare elementi piccoli, avvicinati, aggregati. Questo triangolo, questa forma permette una diversa gestione, una diversa posa e quindi un diverso effetto sulla pavimentazione o sul rivestimento che sia. L'altro elemento molto forte e caratteristico e molto, diciamo, nuovo se vogliamo, è proprio che il disegno è creato, la lettura del disegno è creata dal differente trattamento delle superfici e dalla saturazione del colore. Quindi i triangoli sono lavorati prima spazzolati, alcuni sono più compatti nella superficie, altri sono addirittura lucidi. Quindi è lo stesso legno che viene letto in maniera diversa a seconda appunto di come è trattata la superficie. E quindi questo crea una, diciamo, una novità nel concetto di decorazione.